Ciao ragazzi, video haul, penso, ma non è detto, l'ultimo di quest'anno, anche se in realtà ho anche tanti altri video da mettere, quindi non so se lo vedrete proprio a fine quando 2014. Comunque, video haul misto, ma sarà prevalentemente solo abbigliamento. Allora, vi faccio vedere alcune cose che ho preso, soprattutto perché alcune cose mi preme segnalarle per qualcuno che potrebbe essere interessata, e comincio da quella più interessante secondo me, ovvero Terranova. Da Terranova ho trovato, ci sono, trovato, che l'ho trovato io, sicuramente molti l'avranno già visti, comunque ci sono i jeans a 9,90. Siccome con i jeans di Terranova mi trovo da Dio, ne ho un paio che hanno, fate conto, almeno 5 anni, sono perfetti. Sono jeans tra i jeans che mi vestono meglio, i migliori jeans che su di me, comunque sul mio fisico, stavano meglio erano quelli della Cocca. Veramente, quelli erano jeans che io bastava prendere la taglia 31 ed ero a posto. Mentre con quelli, cioè, da quando ho provato quelli di Terranova, siccome costano molto meno, quelli Cocca costavano, infatti li prendevo sempre al 50%, di so quando stava al 50%. Io con quelli di Terranova mi trovo da Dio, che cos'è sto coso? Spero si scoloriscano presto, sì. E quindi insomma ne ho prese due paio. In realtà ne avevo preso solo un paio. Inizialmente avevo preso questo qua. Io sono piena, tra virgolette, di jeans, solo che alcuni mi stanno molto grandi perché risalgono a un po' di chili fa. Ma mi piacciono da morire i jeans, quindi sono proprio il mio punto debole. Allora avevo preso questi qua, che quantomeno avevano una fantasia particolare. Sono tutti skinny, appunto avevano una fantasia particolare, li prendiamo. Io odio provare vestiti in negozio, cioè se non è esattamente necessario, generalmente a occhio ci prendo. Siccome se avevo preso gli short di Terranova, e mi sa che alcuni tipo ho dovuto prendere la M perché la L poi scendendo mi stava tipo larghissima. Con i jeans avevo preso la M, ma sono dovuta tornare a cambiarli perché di questi devo prendere assolutamente la L. Solo che siccome li avevo presi in un altro negozio Terranova, ma per il cambio sono andata in un altro ancora. Sanno un casino perché sono in realtà un franchising con proprietari diversi, quindi tipo vi possono cambiare soltanto per taglia e colore, non, o taglia o colore, non per articolo. Siccome avevo voglia di tornare nell'altro, tu vabbè, sai che ti dico, mi cambio la misura di quello e me ne sono preso un altro che è questo qua con gli strappi. Che in realtà ne avevo preso uno con gli strappi da OVS, che mi piace molto anche quello. Pagato tra l'altro mi sa 20 euro. Questo assolutamente ha la stessa qualità. Solo che a forza di metterli io molto delicatamente avevo strappato alcuni di questi, cioè quella all'altezza del ginocchio. Che li metto lo stesso, però sono un po' troppo aperti adesso, quindi in questo periodo non vanno bene. Comunque sono carini, mi piacciono anche come mi vestono, anche questi sono skinny. E questo è Terranova. Poi, sempre Terranova, avevo preso questo abitino, però l'avevo preso bianco, non l'ho provato perché meno male avevo preso comunque la taglia giusta, la L. Solo che poi, visto che era leggermente trasparente, ma non trasparentissimo, solo che se mettete un jeans, una cosa scura come pantalone o come i leggings, eccetera, si vede. Quindi, sinceramente, questa cosa mi stava qua. Allora, sono tornata e l'ho preso grigio. In realtà mi piaceva anche quella specie di rosso, anche il nero, però ho detto vabbè. Ne potevo prendere solo uno e l'ho preso grigio. Viene abbastanza lungo perché fate conto arriva alle ginocchia se non di più. Devo dire che veste veramente veramente tanto carino, mi piace un sacco. Questo 19,99. Sì, 19,99 questo qua. Io alcune volte dice perché non aspetti i saldi? Perché ci sono degli articoli che a saldi non ci arrivano. Secondo me questo è uno di quelli. Allora, anche perché io odio andare in giro per i saldi, e quindi sempre da Terranova ho preso loro li chiamano, c'era scritto pantaloni, pantaloni non sono, al massimo sono dei leggings, diciamo, che sembrano quasi delle calze. Allora l'ho preso fondamentalmente per questa cosa qua, perché sono leggermente felpatini, sono fatti così, sembra più una calza maglia, vedo, che un legging. Se l'ho preso di quattro colori: marrone, perché non so, anzi marron come dicono qua, questo verde di cui mi sono un po' pentita perché l'ho provato, cioè l'ho indossato ieri effettivamente. Comunque la cosa buona è che si possono mettere tranquillamente anche sotto i jeans, che ieri l'ho messi sotto i jeans alla fine. E tengono caldi, e i jeans per ora senza questi, per quanto mi riguarda, non si possono portare. Poi ho preso i grigi,
e neri, che sono quelli che ho addosso, che poi appena mi alzo per farvi vedere il vestito vi faccio vedere meglio. Questi qua 9,99, assolutamente ne avevo bisogno perché sono veramente di un freddoloso che non avete idea, perché sono rimasta praticamente senza, ho pochissimi pantaloni, perché ripeto, quelli che avevo vecchi l'anno scorso mi stanno tutti molto grandi, quindi molto, mi stanno grandi, non molto grandi. Con Terra Nuova abbiamo finito, vi faccio vedere The Zenis. Allora, The Zenis, ho preso due cose. Uno purtroppo non ve lo posso far vedere perché è il reggiseno che porto. Praticamente è un push up, praticamente, che hanno loro senza ferretto, cosa che preferisco perché tutti i push up fanno, tutti i reggiseni in generale col ferretto, finiscono per infilzarmi le tette prima o poi. E quindi non me lo posso far vedere, ma siccome mi è piaciuto tantissimo, questo l'ho preso senza provarlo, mi è piaciuto tantissimo, penso proprio che aspetto i saldi, vedo se mettono in sconto qualche modello di questo, me ne vado a prendere qualche altro perché mi piace tanto e sta bello fermo senza muoversi. L'altra cosa che ho preso è questo maglioncino qua, che mi è piaciuto da morire, veramente da morire, l'ho indossato ieri, è abbastanza sottile, però tiene, non caldissimo, però abbastanza caldo, e mi piace tantissimo, veramente. Ed è questo qua, e viene lungo fino al un pochino sopra il ginocchio. Ci può mettere una cintura. Il tessuto è veramente morbidissimo, mi è piaciuto tanto. 19,90. Peccato non c'erano molte tonalità di colore disponibili. Non me ne ricordo in questo momento perché mi sa che ho visto solo questa, forse un'altra, però questo mi piaceva di più. E questo qua veramente bello, anche questo mi sa che se ne trovo nei saldi un pensierino glielo faccio. Da The Zenis non ho preso più niente. Poi da H&M ho preso ieri, anzi in più riprese, vi faccio vedere questo che mi sa che non l'avevo fatto vedere, ed è un collo, io l'ho visto, a me l'ha detto Valentina che c'erano questi colli a 5 euro da H&M, non mi ricordo da chi altro l'ho visto. Questo è quello che metterò oggi, ce l'ho anche bianco, però è a lavare. Quello bianco è bellissimo, cioè fa un effetto troppo bello, mi piace tantissimo il bianco qua col contrasto dei capelli neri. Il problema è che è rossetto, fondotinta, e quindi si deve lavare più spesso. Però beh, poi mi piaceva anche quell'arancione ruggine che c'è, mi sa che quello, io quando vendo l'arancio ruggine, Valentina, signorina Rottermai, ti penso sempre, sappio. Mi sa che quello lì ci farò pure un pensierino, perché 5 euro è molto bello, molto, come colore secondo me accende tantissimo il viso. E ieri poi passando ho trovato queste due cinture, mi servivano da morire, perché intanto non avevo un cinturone e non riuscivo a trovarne uno decente, perché hanno sempre mille arzigogoli, io lo volevo semplicissimo. E ho preso questo qua, ma proprio di una semplicità disarmante. Ed è perfetto per tutto quello che devo fare. Se ci fosse stato anche marrone l'avrei preso al volo, veramente. Perché già qua è rovinato. Vabbè, me ne sono accorta adesso. E l'altra, poi ho preso questa cinturina. Quella costa tutta 2,5. No, non mi ricordo, sapete quanto costava quella. Comunque questa è 5 euro, questa anche qui. Per trovarne una sottile, semplice, senza troppo arzigogoli, ho avuto un sacco di difficoltà. Quindi quando le ho viste se le ho prese al volo, perché non ne ho neanche una. Poi una cosa soltanto da scarpe e scarpe, vi faccio vedere però la bag che hanno fatto adesso per Natale, questa è qua, cioè, c'era una anche più grande, però questa mi piaceva di più, che è troppo troppo carina. Questa costa 90 centesimi e ho preso degli stivali da neve, perché qua nevicherà sicuramente, perché sono freddolosa per il discorso di cui prima. Questi li ho provati ieri. A parte che ci ho camminato fuori, mi sono accorta che, cioè, ci sono giusto la polvere, ma sembrano. L'ho messi ieri, sono di un comodo, un caldo che non potete capire. Sono questi qua. Questi ho pagati 35 euro. E infine le ultime due cose. Sì? No, vabbè, tre cose. Due che ho preso da cinese mio, ormai adorato, perché ero andata per fare un cambio. Perché avevo preso una maglia che veniva a manica corta, col collo esattamente come questo, che arrivava fin sopra, poco sotto l'ombelico, abbastanza aderente, ed era tutta di questo tessuto qua, ed era una figata, cioè era esattamente la maglia che sarebbe stata benissimo sopra una gonna che mi voglio mettere per Capodanno. Il problema è che l'ho provata, a parte mi stava leggermente stretta di spalle, ma
diciamo che ci sarei anche passata sopra. Il problema è che è proprio quel tessuto su tutto il petto, tutto il busto, cioè veramente già mi sentivo morire. Perché poi quel tessuto, siccome era manica corta, non potete tenerlo così. Cioè, o sudate come dei maiali o praticamente morite di freddo. E qui, tra l'altro, questo tessuto porta freddo, quindi vabbè, lasciamo perdere. Quindi lo riportate indietro, devo fare il cambio. Anche siccome avevo già visto che avevano delle scarpe anche interessanti, vabbè, vedo se trovo un paio di scarpe che mi possano piacere. E alla fine ho preso queste scarpe di questa marca si va per dire. Queste qua costavano 35,95 euro, ma c'era il 30% di sconto, e quindi fate conto, 35 sono 7 euro, 10,50 euro in meno. Quindi insomma già comunque c'era un bello sconto sopra, più avevo 15 euro di reso. Le scarpe sono, prima ve le faccio vedere indossate, poi sono nel dettaglio da vicino, se si vedono così, eccolo. Queste sono le scarpe, e cioè io non pensavo mai di comprare, ah ecco, questi sono gli altri, diciamo, leggings barra collant, come li potete chiamare, di Terranova Neri. Volevo mettere quelli similpelle, le leggings similpelle, perché ce li ho, solo che ho detto vabbè, troppa pelle, facciamo dalla testa ai piedi tra un po'. Ve le faccio vedere da vicino, se riesco a toglierlo. Ecco, è questo qua. Mi piace da morire, cioè proprio da morire. Cioè, è un po' tamarro, Però mi piace perché è semplice, non ci sono fibbie. Di solito questi qua li ho visti quasi sempre con delle fibbie o un qualcosa. E quindi e volevo che fossero un pochino più discreto, pur sempre 33 anni. Però mi sono piaciuti tantissimo. Le ultime due cose che vi faccio vedere mi sono arrivate invece da un sito che si chiama Rosgal. Non mi ricordo il budget che mi hanno dato, comunque inizialmente mi sembrava avessero qualcosa in più rispetto agli altri. Però vi dico la verità, allora, le due cose, allora, una vale il suo costo. Io avevo un budget abbastanza limitato, mi sa $25, credo $25. E allora, siccome mi rimanevano tipo $2, una cosa del genere, io non uso accessori, però siccome ha fatto simpatia, ho detto, beh, sai che dico, per $2 me lo ordino, lo metterò penso solo la sera di Capodanno, perché sono allergica, quindi non riesco a sopportarle molto. Comunque è una collanina con questo ciondolo di gufetto che è molto carina, mi piace tantissimo. Però purtroppo io lo posso tenere per poco tempo, perché qua mi fa subito allergia. E l'altra cosa che ho preso era questo blazer. Mi sembrava sinceramente tutt'altro tessuto sul sito, mi sembrava un attimino più spesso. All'inizio era tutto gualcito, quindi ho detto oddio che è sta cosa. Poi l'ho lavato, l'ho fatto asciugare con impregnato d'acqua, così si è stirato da solo, tra virgolette. Ve lo faccio vedere indossato, che è meglio. Tra l'altro stavo pensando se... no, ci azzecca niente come sono vestita oggi. Comunque è così, certo, nero sul nero, ti vedo una cippa. Praticamente viene più corto dietro, questa è la lunghezza, e davanti rimane così. A me non dispiace alla fine come risultato, la misura l'ho azzeccata perfettamente, mi sa, se non sbaglio una doppia X, se non ci sbaglio. C'è scritto? Figuriamoci. No, mi sa che ho tagliato io l'etichetta. Comunque mi sa che era una doppia X. Comunque io mi sono presa le misure, devo dire che con quelle che c'erano sul sito ci ho presa alla grande, perfetta come misura. Però secondo me non vale i soldi che ci hanno messo. Cioè, nel senso, questo mi sa che sarà costato più o meno sui $23, non di meno. Secondo me non vale quel prezzo. Se fosse costato meno, sì, perché è carino, sfruttabile. In primavera questo lo sfrutterò tantissimo, ma anche adesso in realtà, perché con una maglia sotto, questo sopra e poi un giaccone per stare dentro un locale, una casa, va anche bene. Però non, secondo me non vale i soldi che ce n'è sul sito. Basta, c'ho il fiatone, mi sa che adesso è ora di andare a mangiare e basta. Ci vediamo al prossimo video, ciao. Ah, domani è 26 dicembre e se c'è il mercato in Piazzola mi sa che ci faccio un salto, perché ho bisogno di calzini più che altro, di quelli caldi e pucciosi, perché sto morendo di freddo. E con la scusa faccio anche un giro ai mercatini, vediamo se ci scappa un altro video. Ciao!